della FOD. Qui, due ragazzi. E davanti c'è la Jessica. Dai. Jessica Bachmann. Con alle spalle il fratello. Mentre Ostfeld, che è pilota svedese, con licenza italiana e parla anche italiano. Abbiamo visto una piccola parte della conferenza stampa quando si sono presentati l'altro giorno. E Ostfeld faceva da traduttore, perché chiaramente i due fratelli parlano in svedese e probabilmente un po' di inglese, però ci voleva il traduttore. Vetture che vanno parecchio, perché ieri erano come tempi a livello dei migliori car cross e a livello quasi delle supercar, quindi categoria che a me personalmente piace da pazzi. Per di più fatta per ragazzi giovani. Andiamo, l'Andrea decide e lascia la Jessica davanti. Ricordo che sembra una gara tra parecchi prestissimi, riesce a chiudere Andreas Bachmann per un pelo. Diciamo che il regolamento dice che chi esce dal Joker Lab dovrebbe dare precedenza, però guarda, insomma, deve essere proprio che vedi già che l'altro sta entrando, allora a quel punto devi mollare. Andreas è già andato al Joker, così anche come Ostfeld, mentre la Jessica davanti. Jessica che ha avuto un'ottima prova nei kart, uno dei migliori piloti per quello che riguarda l'europeo. Toccata laterale con l'anteriore sinistra, ha tenuto giù il piede tranquillamente, come era logico. Bachmann sta tirando come un assatanato, anche se davanti c'è la sorella, non è che dice ah lascia andare lei, perché sono bravo, contento, tranquillo. Ricordo che Andreas Bachmann, secondo, quindi vice campione del mondo di kart dell'anno scorso, tutta gente sotto i 20 anni. E andiamo all'ultimo giro, quindi adesso è la Jessica che deve fiondarsi nel tempo 46 e 4, quindi ottimo tempo. Andiamo a vedere, no, esce la Jessica davanti. Ieri aveva pagato sempre ad Andreas, sia in prova che in gara, sta andando come un satanato l'Andreas. Porcata. Paura. Però la Jessica davanti, lui sta cercando di andare a chiudere. Lei ci crede, ha visto che ha portato avanti la gara nel migliore dei modi. Ha un margine tale adesso che a meno di cose inconcepibili, inaspettate, lo porta a casa lei. E quindi Jessica Bachmann davanti ad Andreas Bachmann. Volta Ostfeld va direttamente al Joker, mantiene la traiettoria centrale, quindi teniamo a mente che chi è in testa non ha ancora fatto il Joker. I due a seguire, Ostfeld e la Jessica Bachmann, sì, e quindi da adesso proseguiranno tranquillamente nella pista centrale. Loro hanno già dato, come si suol dire. Andreas. Bravo. Anche lui va subito al Joker. L'ha studiato bene, ha visto che c'era già un po' di margine prima del rientro degli altri due. Loro sono qui chiaramente quasi più per esibizione, se vogliamo, anche se è una gara vera e propria. L'abbiamo già detto ieri, l'abbiamo ribadito stamattina, ci sono già they di queste vetture in Europa pronte per cimentarsi nel campionato europeo, che fa il corollario al mondiale. Ed è chiaro che sarebbe bello, anche se i costi non sono proprio
veramente per arrivare anche al mondiale di rallycross, questa è veramente la panacea, il tocco magico per riuscire a capire di essere con la grinta giusta, macchina leggera, 300 cavalli, tutto uguali, telaio tubolare, centrale, carrozzeria uguale per tutti all'esterno. Alte prestazioni, perché stamattina e anche ieri hanno girato in 46, adesso hanno alzato le... no, 46.0 per Andreas, anche adesso il tempo è al limite dei 45, significa alte prestazioni, macchine guidabilissime, belle a vedersi, super prestazionali. Non sono proprio alla portata di tutti i portafogli, però per chi ovviamente ha ambizioni per poter arrivare in alto in queste categorie, questa c'è come partenza, che spereremo di vedere in il gruppo nutrito nei prossimi appuntamenti o il prossimo anno. 3 dalla Svezia, Andreas Backman, che va direttamente mentre la sorella Jessica e Ortfeld sono già andati a Joker Lab. Ciao. Vettura che dà un senso sia di ottima struttura che di leggerezza, vista aperta. Davanti c'è molto poco, telaietto in tubi, abitacolo dietro, motore, bello, bello vedersi completamente, carrozzeria che si divide in 3, abitacolo, cofano anteriore che si solleva tutto e cofano posteriore altrettanto, va immediatamente adesso Andreas Backman, e vedete chi è ancora davanti, ma sono lì, forse no, forse sì, forse no, sembra di brutto, e qui la Jessica, caspita, gara sì, gara esibizione quasi, però... Forse questa volta il piede l'ha tenuto giù, diciamo che da regolamento, se lo andiamo a vedere, chi arriva dal Joker Lab dovrebbe a parità di vettura, cioè a parità di metraggio, dare la precedenza. Quindi in questo caso era Andreas Backman che arrivava dal anche mio. Joker Lab. Si è perso il pezzo anteriore del muro, e di qua non vediamo, probabilmente dietro il terrapieno prima della postazione 5. Forse questa volta dice beh, 4 me la voglio portare anche a questo. È andata a ramengo la convergenza dell'anteriore destra che guarda tutta ancora più a destra. Quindi lavoro da fare nei box per Andreas Backman e il suo team, che poi è un titolo unico questo. Sono vetture che ci è stato detto vengono anche affittate, non è un costo proprio da 4 soldi ad ogni gara, però vengono anche affittate se uno non vuole acquistarla completamente. Quindi tutti quelli che hanno intenzione di cimentarsi nel rallycross ad un livello piuttosto elevato, se hanno 10-15 mila euro da buttare via a gara, possono anche tranquillamente affittare una RX2. Il giovane Andreas la sta portando comunque a casa. Andreas con il numero 10, vice campione mondiale di kart lo scorso anno, di kart su pista,
e la sorella nei primi 5 nel campionato europeo di karting, invece Hortfeld che è decisamente Beckman e in blu scuro e bianco Andreas Beckman. Leggermente, mi va a arrivare lungo all'uscita della, del Joker, ha fatto subito il Joker, però è arrivato male, è arrivato in quel punto lì con il Joker umido, ci sono già stati problemi per parecchi negli anni proprio, aia, si deve fermare per la porta presa. Peccato, lotta in famiglia allora, Andreas e Jessica. Avevamo visto nella U4 che per la botta presa Andreas aveva la destra anteriore che era totalmente fuori convergenza, anzi guardava totalmente sull'esterno, ovviamente è stato rimesso tutto in quadro, anche perché la parte anteriore, vedendo la smontata, è molto semplice, di facile accesso, è un'interaiatura di tubi, neanche di grandi dimensioni, quindi si può arrivare tranquillamente a ciò che serve. È il malocchio. Penso che sarà un campionato a livello europeo molto interessante, molto bello vedere uno scuolo di macchine di questo tipo tutte insieme, tutte uguali, giovani talenti, perché è fatta principalmente come categoria di lancio per potersi poi avvicinare all'europeo ufficiale e successivamente al mondiale. Quindi adesso devo fare il gioco. La Jessica adesso ha già fatto il Joker Lab, abbiamo visto che l'uscita dal Joker Lab è abbastanza difficoltosa, perché quando si crea molto bagnato diventa difficile andare a prendere. Adesso si arriva Andrea, diciamo che la Jessica, anche lui ha qualche difficoltà nell'uscita, anche lui è molto con cautela, era il caso, visto che intanto la Jessica si è riavvicinata al fratello, quindi significa che in questo, nel Joker, con un Joker così umidificato, chiaramente bisogna andarci molto cauti, probabilmente i 3-4 secondi possono anche diventare 5. Aspetta un attimo. Abbastanza vicini entrambi. La Jessica si è ripresa bene. A 0,9 la Jessica ha girato 47,75, che è il miglior giro per questa manche, è stata anche modificata la pista da poco, quindi è un ottimo risultato dal punto di vista cronometrico. Pensiamo che i due ragazzi parteciperanno già quest'anno all'europeo con le R2. Nicolò ti fa segno di sì, quindi è una notizia reale, quindi saranno due piloti impegnati nelle numerose prove che fanno da contorno al campionato del mondo. È lì, lo sta braccando da vicino e siamo entrati nell'ultimo giro, l'ultima tornata e l'ultima finale di giornata, le RX2. Teniamo a mente, perché nei prossimi anni pensiamo che questa sarà una categoria che avrà sempre più spazio, prenderà sempre più piede, perché sarà quella formativa per i futuri campioni del rallycross a livello mondiale. Già
Già adesso per il campionato di quest'anno sono già presenti 45 iscritti alla categoria, quindi già un numero interessante da manche, da hit completamente piene. Vediamolo, la sta attaccando in modo notevolissimo senza alcun timore reverenziale, arriva quasi in volata.